Padre Abramo, Padre Abramo, Padre Abramo. Il Vangelo di oggi ci presenta la figura del povero Lazzaro e del cosiddetto ricco Epulone. Ora, alla fine, quando il cosiddetto ricco Epulone si ritrova tra i tormenti e vedendo in gloria Lazzaro accanto al padre Abramo, supplica Abramo dicendogli: Padre Abramo, manda Lazzaro dai miei fratelli affinché, vedendolo risorto, si convertano e non facciano la mia stessa fine. E Abramo cosa gli risponde? No, non è così che funziona, perché hanno Mosè e i profeti, li ascoltino. Ecco, Mosè e i profeti, il dono di Dio, la presenza di Dio che è già in mezzo a noi, è in mezzo a noi nel volto dei nostri fratelli, nella natura che ci circonda. Dobbiamo solo avere quello sguardo umile, abbassarci sotto le nostre tavole per scorgere il povero Lazzaro, il nostro Lazzaro, e questo lo si fa scrollandoci da addosso quella ricchezza, ricchezza intesa come far affidamento solo alle nostre forze, alle nostre capacità di agire, alle nostre convinzioni. Invece no, soprattutto verso gli umili, soprattutto verso chi magari si trova solo, facendoci solidali con lui, potremo così incontrare e sperimentare la misericordia e la tenerezza di Dio. Oggi rinuncio ad ogni oroscopo e pronostico sportivo. Ciao!